Siamo alla PTM 2023, siamo a Bari, nei padiglioni della Fiera di Levante, con me Luca Malcotti, segretario generale aggiunto della UGL. Benvenuto Luca. Buonasera a tutti. Luca, sei reduce dalla partecipazione a un importante convegno dal titolo Il futuro sostenibile dell'ecosistema turismo. Quanto è importante la sostenibilità nel settore del turismo? Oramai è diventata essenziale, è una ricchezza che non soltanto noi possiamo consumare. Ovviamente dobbiamo essere bravi e dobbiamo rendere la sostenibilità ambientale compatibile con la sostenibilità sociale. E abbiamo bisogno di intercettare il turismo di qualità, quello che lascia più valore aggiunto sul territorio. Ecco, diciamo che siamo in una delle regioni forse più belle d'Italia. L'Italia è tutta bella, una regione ricca di bellissimi luoghi da visitare, vediamo anche un'immagine di Castel del Monte alle nostre spalle. Il clima della regione permetterebbe anche un turismo lungo tutto l'anno. Ecco, cosa si può fare secondo te per una destagionalizzazione del turismo? Beh, intanto la destagionalizzazione del turismo passa attraverso l'internazionalizzazione del turismo. Più capacità abbiamo di attrarre nuovi mercati e più è possibile che risultiamo appetibili per popolazioni turistiche che hanno i loro periodi di riposo, di vacanze, in periodi diversi da quelli tradizionali per gli italiani o per gli europei. E questo è un fattore. Per fare questo bisogna fare un investimento in infrastrutture, in marketing internazionale, sapendo che ovviamente noi partiamo dalla formidabile posizione di avere un brand Italia, un brand Puglia, che già da solo fa mercato. Ecco, in Puglia ci sono delle grandi tradizioni anche culinarie. Ti chiedo se secondo te si possono far conoscere le bellezze di questa regione anche passando attraverso il palato. Si devono far conoscere anche attraverso i percorsi e i prodotti enogastronomici. Dobbiamo soprattutto, e questa è la chiave per sviluppare il turismo, investire sulle competenze e sulle professionalità del personale del turismo. Oggi nel dibattito dicevamo che un ristoratore, un cameriere di un ristorante barese non deve portare il menù e raccogliere la comanda e poi portare i piatti, ma deve raccontare i prodotti con i quali sta cucinando, raccontare la storia che c'è dietro, perché la gente viene qui non per riposarsi, ma per vivere un'esperienza che rimarrà nel suo immaginario per tutta la vita. E per fare questo servono lavoratori e lavoratrici che abbiano grandi competenze, grandi professionalità, competenze trasversali e che ovviamente siano retribuiti per il valore aggiunto che dà. La Puglia sempre più spesso è diventata, ed è ancora tutt'oggi, sede di importanti produzioni cinematografiche o televisive. Non per ultimo una serie andata in onda pochi giorni fa anche sulla Rai, che è Lolita Lobosco, girata proprio qui a Bari. Quanto secondo te può essere importante fare leva proprio anche su questi aspetti per invogliare la gente, i turisti, magari anche i turisti stranieri, a venire a conoscerlo? Ma è un'altra occasione formidabile, un veicolo formidabile. Mentre gli Stati Uniti costruiscono tutto il laboratorio, noi abbiamo dei set naturali come la Puglia. C'è stata Lolita Lobosco, oggi a Bari c'è Tom Cruise, probabilmente per girare delle scene o per fare dei sopralluoghi, però come dire la notizia sta circolando e ovviamente questo è un attrattore formidabile, e perché davvero noi abbiamo il privilegio di non dover montare dei set cinematografici di cartapesta, ma di averli naturali o come paesaggio oppure come patrimonio storico, culturale, immobiliare. Insomma, le nostre città sono dei gioielli formidabili e quindi quello è un grande volano di conoscenza e di promozione. L'ospitalità di lusso potrebbe rappresentare anche un volano di sviluppo per la Puglia? Sì, io sottolineavo che
il numero di turisti a livello mondiale è in continua crescita e che noi ci dovremmo candidare ad ospitare il turismo di maggiore pregio, quello che lascia maggiori risorse sul territorio, senza diventare un club esclusivo che disdegna il turismo delle persone normali. Però certo, oggi i ricchi del mondo, una volta i ricchi del mondo erano i nordamericani e gli europei, adesso ci sono i cinesi, i russi, a parte la guerra, insomma, ci sono i sudamericani, c'è l'est europeo, c'è il Medio Oriente. Se quelli venissero nel posto più bello del mondo una volta nella vita, noi avremmo risolto il problema del prodotto interno lordo nazionale. Un altro aspetto importante, lo dicevamo in premessa, è quello della destagionalizzazione del turismo. Il sistema del settore congressuale, secondo te, potrebbe essere anche utile in questo senso? Sì, noi abbiamo questa possibilità che dei fattori per destagionalizzare il turismo sono sicuramente il turismo congressuale. Io aggiungo anche che noi potremmo diventare un attrattore per le persone di una certa età, dei benestanti di mezzo mondo che non avendo le ferie ma potendo decidere quando venire in Italia possono venire fuori stagione e godersi comunque delle situazioni assolutamente formidabili, anche a costi contenuti rispetto a questo. Quindi dico, abbiamo questi fattori, poi abbiamo una serie di attrattori di nicchia, perché questo è un paese che anche sui circuiti culturali più di nicchia, che comunque oramai a livello globale coprono milioni di persone, può organizzare eventi fuori stagione. Faccio un esempio: se io organizzo un grande evento sull'animazione giapponese, rischio di avere centinaia di migliaia di persone che ovviamente sono disponibili a venire in Puglia a gennaio, eccetera. Questi eventi vanno costruiti, va fatto marketing internazionale e noi avremo il risultato di avere alberghi che in origine aprivano a giugno e chiudevano a settembre, che adesso hanno una stagione che dura 6-8 mesi, però arrivare se non a 12, a 11 a 2, o a 10, e questo farebbe la differenza.